scritto, ma abbiamo già promosso l'onorevole Alemanno e l'onorevole qualche persona sulla stanza di interesse comune. Io sono Massimo Arrechino, presidente del comitato prima della guerra, e con me al tavolo una bisogno di presentazione dell'onorevole Alemanno e dell'onorevole Gianni Poli Bordone e Antonio Cardigliano, presidente dell'associazione umanitaria controcorrente, affiliata, no, non è tutta parola, non la dico, federata con realtà Azione, che è la casa madre, che raccoglie una IRI, l'associazione di campanisti, sinceri e presumi di stessi valori. Siamo, credo, alla ventesima tappa sul territorio nazionale di questo studio, e quindi impegniamo soprattutto a me, l'onorevole Alemanno, non so come faccio, abbiamo diverse città, Bologna, Padova, Milano, Catania, con lo scopo di superare e tenere vivo questo problema, che è il tema del nostro incontro. A pochi mesi dall'inizio della guerra, quindi già a aprile, maggio, su iniziativa dell'onorevole Alemanno, e stante la posizione presa dall'Italia in merito a questo conflitto devastante, a seguito l'invasione della Russia, dell'Ucraina da parte della Russia, abbiamo notato che non c'era una sola voce, una, che invocasse la necessità di trovare un negoziato, la via per attivare un negoziato di pace. Ed è sorprendente la posizione forte, netta dell'Italia, guidata in quel momento ancora da Draghi, ricorderete di inviare le armi e seguire il americani e degli altri anche paesi europei senza che nessuno sollevasse il problema, e forse si poteva anche tentare qualche via diplomatica per evitare il conflitto che a nostro avviso, e lo vediamo in questi giorni, abbiamo visto in questa notte 70 missili, non sono pazienti, 70 missili dell'Euronazione che è ridotta all'astrico con milioni di famiglie, si parla di 18 milioni di persone hanno necessità di aiuti umanitari, 13 milioni di persone senza acqua, cioè cose aberranti se rapportate al terzo millennio. Una sola voce, una si è sollevata fortissima, che è quello Francesco, che lo benedica, che ha osato addirittura affrontare anche l'argomento delle cause che possono aver determinato la decisione di Putin di invadere, famosa frase da tagliare della NATO ai confini della Russia, ma nessun'altra voce, neanche prendendo lo spunto dal Santo Padre, ha poi seriamente a livello politico europeo affrontato il problema. Noi nel nostro piccolo abbiamo cercato il convegno del 27 marzo, sempre promosso dall'onorevole Alemanno, ha posto il problema, si è creato un movimento tale che si è reso necessario sintetizzare il convegno in un documento che abbiamo chiamato il manifesto per fermare la guerra, manifesto che senza sforzi particolari per la raccolta delle firme ha invece suscitato grande interesse, ed è stato firmato da qualche migliaia di persone, a quel punto le persone vanno anche gestite, indirizzate, e si è resa necessaria la costituzione di un'associazione, quindi il comitato per fermare la guerra si è costituito anche un'associazione di volontariato con il suo statuto, con i suoi organi, e per cercare di mettere ordine in questa gente, questa forza di persone di buona volontà che siamo noi. Domenica prossima, dopo domani ancora, terremo un'assemblea nazionale a Roma, sempre sugli stessi temi, dalla quale assemblea forse potrebbe anche scaturire un passo ufficiale nei confronti del nostro governo per stimolarlo su quelli che sono, su
Quindi fermo, vi ringrazio moltissimo anche per voi come cittadini di Lecce per averci ospitato in maniera così simpatica e soprattutto per la numerosa presenza in un giorno feriale, pure con il freddo, perché questo che c'è fuori per voi è freddo, diceva Maria un po' di cordone, quindi si sorprendeva della vostra risposta. E quindi grazie infinite. Ora io do la parola ad Antonio Cardiniano, poi ascolteremo. Io sa quanto volentieri abbiamo un po' di controllo, non sento da tanto tempo, e le conclusioni mi trarranno le loro mani, non saranno anche un po' di disponibile. Abbiamo paragone e collegamento, e non so che il collegamento potrebbe avere qualche difficoltà, credo che riusciamo a ripristinarlo. Sì, quindi fanno scelto di sì, quindi si aggiungerà anche il Gianluigi Paragone. Noi dobbiamo lasciare questa sala alle 20. Spero resti spazio anche per la parte, tanto siamo per amici, quindi se il momento può servire per chiarire idee, per venga. Grazie tanto. Antonio, prego. Parla anche della sua. Dovremmo aprire un centro per arti e mestieri tipiche della cultura.
Lugansk, siamo stati in Lugansk, precisamente a Severodonetsk e in Lysychansk, le città che sono state appena liberate o conquistate da noi dai russi 12 giorni prima, e quindi la situazione era veramente drammatica. A Severodonetsk, nello specifico, si è combattuta una delle battaglie più cruente della guerra ucraina fino ad ora, e lì la nostra missione è stata duplice, sia diciamo spicciola, chiamiamola così, materiale di fornire aiuti umanitari e beni di prima necessità alla popolazione prostrata dalla guerra, e il secondo scopo era dare un messaggio politico, cioè rappresentare plasticamente nella realtà che c'è una parte d'Occidente, dell'Europa occidentale, che non manda solo le armi, non manda solo i missili, che tutti i giorni piovono nel Donbass e hanno la firma dell'Occidente. I nostri volontari ci hanno confermato che la popolazione del Donbass, della Repubblica Popolare di Lugansk, era veramente commossa quando è venuta conoscenza del fatto che gli aiuti non venissero arrivati, perché noi non abbiamo nemmeno sponsorizzato il nome della nostra associazione, ma abbiamo semplicemente scritto dal comune italiano per segnalare la nostra vicinanza, testimoniare che c'è una parte del popolo italiano che non è in guerra, ma vuole costruire ancora ponti di pace, di dialogo con questa popolazione, che sostanzialmente sembrerà magari strano, la nostra narrazione mainstream, ma vuole rimanere sotto mostra. Si sente russa e vuole restare sotto mostra. Questo nulla toglie alle sofferenze del popolo ucraino, ma c'è anche un'altra parte della medaglia che sta soffrendo. E noi siamo andati con questo spirito di costruttori del nostro vincolo di pace, grazie sicuramente a Genere Manno, che è poi il mentore dell'operazione. Il 4 dicembre a Milano abbiamo organizzato una grande manifestazione contro la guerra, per fermare l'invio delle armi, almeno da parte dell'Italia, dell'Ucraina, per dire no alle sanzioni della Russia. Quindi noi, come una voce del silenzio, e assieme anche al Vento dell'Est, che è un'associazione sorella, diciamo così, nata da poco, volta al perdurare dell'amicizia italo-russa, abbiamo promosso appunto questa associazione, questa manifestazione che sta avendo questo riscontro, e crediamo di dover rilanciare questo messaggio deciso anche al mio governo italiano, anche perché molte volte ci si dice che è impossibile smarcarci magari dalla posizione del quadro internazionale delle alleanze per cui l'Italia è calata, ma in realtà non è vero, perché ad esempio due paesi della NATO come Ungheria e Turchia non hanno mai applicato sanzioni nei confronti della Russia, quindi potremmo di distinguo anche noi, e potremmo magari farci fautori di una proposta nel suo di cessate il fuoco, magari anche di pace nel prossimo futuro, perché questo è il ruolo che vogliamo nella nostra nazione. Detto questo, prima di cedere la parola ad Adriana, vorrei magari entrare nella questione della guerra un po' di come si è giunti, un po' di cercare di comprendere quello che sta accadendo. Sostanzialmente è un po' di in casa, la guerra è tornata di nuovo in Europa, sembra essere espulsa dal nostro panorama quotidiano, ma è ritornata, è ritornata in maniera anche molto pesante. Prima di affrontare il discorso, credo che vadano fatte due piccole premesse, e cioè che sostanzialmente le nazioni sono composte da esseri umani, quindi ci sono solo esseri umani all'interno delle nazioni, nient'altro. Quindi quando si parla sostanzialmente di nazioni, si fanno delle analisi attorno ad esse, alla loro storia, alle reazioni, si dovrebbe pensare appunto agli esseri umani, a come agiscono, a cosa pensano. Mentre noi solitamente facciamo il contrario, idealizziamo sostanzialmente le nazioni, crediamo che devono essere ricche, senza debiti, oneste, che dicono
realtà nella maggior parte dei casi sono pieni di debiti, tendono a essere magari impoverirsi, sono violente e vivono nelle menzogne. Ma non è nulla di strano perché appunto, come abbiamo detto, sono composte da esseri umani. Questa affermazione ci può portare anche a smontare quello che ormai è entrato nel linguaggio comune, nei bar, nelle strade. La guerra in Ucraina è una guerra, la guerra di Putin. Come se una persona si potesse, anche se poi è difficile, capo di una nazione di 150 milioni di persone, si potesse alzare una mattina il 24 febbraio del 2002 e decidere di invadere un'altra nazione sovrana. Perché è impazzito. Col Covid si è chiuso due anni nelle torche del Cremlino, è impazzito, ha deciso di invadere l'Ucraina. È chiaramente una banalità. In realtà Putin è espressione della cultura, della tipologia russa. Tanto è vero che dopo 9 mesi di guerra, con delle evidenti difficoltà sul campo, comunque ha almeno il 75% dei consensi. Impensabile per i leader occidentali. Può esistere una Russia senza Putin, non può esistere un Putin senza Russia. Quindi questo per dire che dell'importanza del comprendere la dimensione umana e storica che è dietro l'Occidente. L'altra premessa è quella che è l'uomo e le nazioni si muovono per principi di necessità, non di moralità. Quindi appunto ci sono delle ragioni concrete alla base di tutto quello che è accaduto e la visione bene, male, solo la possiamo lasciare ai giornali magari non più semplici. Alla base di questo, per comprendere la guerra, poi non vi faccio la parola italiana, possiamo almeno affrontare 3 dimensioni, una geografica, una storica e un'antropologica, superiore. Geografica. Noi italiani, abbinati di questa splendida penisola, è semplice vedere noi e un loro. Siamo circondati da 3 mari, abbiamo una straordinaria chiesa naturale che sono le Alpi, quindi sostanzialmente c'è una cesura geografica e geopolitica tra noi e gli altri. Per i russi non è così. I russi vivono all'interno, gran parte dei centri militari della Russia, l'80% della loro popolazione vivono nella parte europea, all'interno di quello che viene chiamato il basso piano sarmatico, una pianura immensa che va dall'Elba fino alla Liguria. I russi sostanzialmente per secoli, non avendo difese naturali, hanno visto arrivare il nemico sempre, proprio lo vedevano arrivare. E per la questione che ci siamo detti prima, le nazioni sono aggregati di esseri umani, pensate alle vostre camere da letto. Non credo che la maggioranza delle vostre camere da letto abbia il letto non in mezzo alla camera, ma addossato ad una parete, per un senso innato di sicurezza. Bene, i russi non hanno una parete alla quale appoggiarsi e dormire, sono i grandi. Tutte le loro invasioni sono avvenute tramite la pianura occidentale, non la sarmale. Quindi dimensione storica, non sono solo paranoia, gli svedesi, l'armata napoleonica, Hitler, sono sempre penetrati tramite quelli russi e ucraini. Quindi di fondo che cosa accade? E passo alla dimensione antropologica, accelerando in un senso innato di insicurezza, quasi patologico, una sorta di diavolofobia geopolitica, sono in mezzo a questo grande spazio, quindi c'è questo bisogno di sicurezza. Ed effettivamente il provvedimento della NATO li ha fatti sentire molto minacciati, e al tempo stesso però si creano enorme considerazioni di sé, perché abitano la nazione più potente, più grande del mondo, e perché si credono la terza Roma. Dopo Roma, la parte di Costantinopoli, loro hanno un po' ereditato lo scettro quasi di Roma e della cristianità, quindi una grande considerazione di sé, che questa innata paura generano il carattere russo. Comprendere questo significa fare anche da chiave, forse, per la pace. Questo sta a significare anche un'altra cosa, che difficilmente finirà a breve,
guerra, se lasciamo i due attori, sostanzialmente sono due popoli strategici ucraini per combattere questa guerra, perché loro non cederanno finché non vorranno raggiungere il proprio obiettivo. L'Ucraina è legittimo diritto di esistere come nazione, la Russia non può permettersi di perdere questa guerra, rischia il collasso, altrimenti non perde, perché verrebbe meno il senso della loro nazione. E quindi noi come occidentali europei, capito questo, dobbiamo trovare le chiavi per poter superare questa impasse che potrebbe durare mesi, anni, e non ce lo possiamo permettere perché appunto per ragioni storiche, culturali, ormai antropologiche, siamo nella cosiddetta era economicista, il nostro orizzonte è solo quello economico. Sono abituati più a soffrire sostanzialmente, e quindi una guerra prolungata di mesi e di anni ci vorrà condurre a delle sofferenze, al collasso della nostra economia e della nostra società. Questo non ce lo possiamo permettere, quindi iniziative come la nostra sono volte proprio a questo, ad uscire da questa impasse, a provare a immaginare, a costruire un nuovo presente, un nuovo futuro, pace, lo si spera, quanto più possibile. Grazie. Grande attenzione, perché guardate le immagini che noi vediamo con
Nessuno può pensare che ci sia un tale fallimento, io ritengo, anche delle diplomazie internazionali, che non hanno saputo affrontare per tempo un problema che era un problema latente, diciamo, fin dal 2014 nella realtà, perché non è che non ci fosse niente, che non ci fossero dei segnali ben precisi. E come si fa ad essere distanti da un problema del genere quando l'Ucraina confina con l'Europa, non ci può fare, non è assolutamente un paese lontano dal nostro, altro che se dovevamo da subito cercare di affrontare la situazione ed essere, perché no, anche protagonisti, perché se è vero che siamo dotati di una cultura di pace, se è vero che vogliamo sempre rispondere, che vogliamo rispondere al dettato della nostra Costituzione, se è vero che nell'articolo 11, come ricordato nel manifesto, la Costituzione italiana rifiuta la guerra ed invita ad affrontare invece con soluzioni di pace quelle che sono le controversie internazionali, mi pare che avremmo potuto assumere un ruolo molto più preciso, molto più importante, quantomeno forse, perché no, adesso forse di poter magari la discussione, ma forse potevamo essere un po' più neutrali in qualche modo. E invece siamo effettivamente co-belligeranti, come è scritto nel manifesto, siamo co-belligeranti perché abbiamo accettato di inviare le armi. Qualcuno mi dirà, ma allora che dovevano fare gli ucraini? Dovevano non difendersi, ma per carità, dovevano difendersi, però prima di arrivare a quella conclusione, prima di arrivare a febbraio di quest'anno, si poteva anche cercare di intervenire, perché non è che non si conoscessero le controversie. E allora a questo punto, guardate, al di là del fare riferimento che hanno alla Costituzione italiana e quindi a quella che fu la volontà dei costituenti, che venivano fuori da un periodo di guerra e quindi tra l'altro si erano posto il problema di come le controversie potevano essere affrontate in una serie e in modi differenti dalla guerra. Beh, al di là della Costituzione della nostra Italia, io che ho fatto il parlamentare europeo, avverto anche il disagio e il dispiacere di notare che l'Europa non è un'Europa forte, non è assolutamente un'Europa forte, non è un'Europa unita, non è un'Europa che ha lavorato sul tema della difesa, non è un'Europa che ha voluto lavorare seriamente sul problema della pace. Allora, giustamente nel manifesto, ma io non vi voglio anticipare nulla di quello che diceva Gianni, però ho colto alcuni momenti, alcune situazioni molto, molto particolari, molto belle. Sono firmataria del documento, ma io l'ho firmato dopo che mi già redatto e quindi l'ho semplicemente condiviso. Bene, allora scusate un attimo, sentiamo. Vamos.
italiana, che però c'è anche dei protagonisti nel corso dei secoli per questa capacità di tentare il testo di dialogo. E era forse la posizione più ovvia che potevamo avere, intanto perché la collocazione geografica dell'Italia è baricentrica rispetto al Mediterraneo, che andrebbe per correttezza diviso in due diverse aree, con due diverse problematicità geopolitiche, che racchiudono interessi, strategie assolutamente diverse. Quindi il fatto di essere centrale all'interno del Mediterraneo avrebbe dovuto consigliare una posizione molto più prudente, e a questa prudenza collegare ciò che abbiamo perso nel corso dei decenni. L'Italia ha perso un'agenda internazionale che la rendeva unica. Noi ancora oggi ricordiamo alcuni passaggi di quando l'Italia si è resa protagonista sullo scenario internazionale, e ancora oggi ricordiamo l'episodio di Sigonella, di Chinovacchia, ma non può essere isolato nel tempo senza capire che la memoria di quel fatto riconnette il ruolo centrale dell'Italia. L'Italia deve giocare quel ruolo di terzietà, deve cercare quel ruolo di mediazione, perché il Mediterraneo è il luogo di mediazione. E allora abbiamo dovuto non accelerare, come invece è stato fatto prima dal governo Draghi, da tutte le forze che componevano la maggioranza, ma anche qualche forza di opposizione. Abbiamo dovuto tentare di metterci in una posizione che era di soggetto della mediazione e cercare continuamente questo dialogo, questa connessione. In assenza di un ruolo giocato dall'Italia, altri hanno tentato di inquinarsi. Qualcuno c'è anche riuscito col paradosso di ritrovarsi ad essere mediatore proprio colui che non dovrebbe, non potrebbe neanche essere un mediatore. Penso a Erdogan. Non si può lasciare a Erdogan, che tra l'altro rischia di diventare un soggetto molto pericoloso nel Mediterraneo, il ruolo di mediazione. Quindi noi avremmo dovuto giocare quel ruolo e convincere gli Stati Uniti d'America a farci giocare quel ruolo, perché noi avevamo relazioni internazionali importanti, noi abbiamo e avevamo fino a poco tempo fa delle relazioni solide anche con la Russia. Essere punto di mediazione non significa non vedere quello che è accaduto, non significa lavarsi le mani rispetto alle responsabilità di Putin nell'atto dell'invasione, ma significa però cercare anche le ragioni che avevano spinto, e lo dico al netto di qualsiasi giudizio, perché l'ho affermato prima, non mi interessa fare le donne del sangue ai cuori dei cattivi, o infilare in una colonnina nei cuori dei cattivi qualcuno, perché tanto la storia ci insegna che quello che oggi viene presentato come buono domani verrà presentato come cattivo, quando non conviene più ad alcun interesse. Quindi se ci ispiriamo da questo gioco di incatenare i buoni cattivi, forse ritorniamo nella ragione della politica. Allora rimettendo in fila i tre: gli italiani non vogliono la guerra, gli italiani non hanno mai voluto la guerra, e gli italiani sanno
tappe di mediazione e di tavolo di mediazione si deve sapere che anche il cosiddetto cattivo della storia si deve alzare da quel tavolo con un prezzo di vittoria, perché altrimenti la mediazione non esiste. E allora se non puoi cercare la mediazione significa che stai andando incontro ad uno scenario di guerra che è la pallina che si mette sul crinale che è sotto controllo e in questo modo c'è la tua uniforme, la tua velocità o non la controlli più. Avevo anzitempo scritto il giro di questa vicenda, la Russia era già sconfitta, leggere le analisi di come detto fa. Oggi purtroppo la cronaca che dice un qualcosa che qualcun altro ci aveva già detto, stanno attenti perché quando arriva o con la prossima del Mediterraneo, la Russia gioca la sua partita. Non a caso la storia ci consegna il generale interno con cui i russi sconfissero Napoleone e Hitler. Quindi se la storia davvero è maestra di vita, allora facciamo tesoro di questi insegnamenti. Quindi io raccolgo il manifesto lanciato anche questa sera, invito tutti a ragionare sul fatto che la pace è un concetto che per la politica richiede uno sforzo aggiuntivo. E per essere realmente felici dobbiamo sapere che se vuoi la mediazione degli sfidati dal gioco di incarnare leader o responsabili soltanto per costruendo il percorso per cercare chi vuole cambiare la storia. La politica è sapere che esiste una ragione superiore. La ragione superiore è la ricerca della mediazione per garantire quindi sì, la pace dei popoli. Quindi io vi ringrazio e anche per la pazienza. Organismi internazionali
E questo è molto importante perché già nel manifesto indica esattamente quali devono essere i ruoli. Quante volte per televisione non sentiamo parlare? Il ruolo dell'uomo, il ruolo della NATO, il ruolo delle organizzazioni internazionali, chi deve prevalere rispetto all'altro? Non deve prevalere nessuno, uno deve rimanere nei limiti dei ruoli che ciascuna di queste organizzazioni internazionali deve continuare ad assumere, senza che nessuno prevaricati. Purtroppo qualche volta, ritornando all'America, mi sa che l'America prevaricato è regolarmente passata in espressione brutale, regolarmente infischiata di quello che potevano essere invece gli indirizzi, le volontà, le prescrizioni, diciamo così, di organismi internazionali che indicavano certamente non la guerra come mezzo di difesa, ma soprattutto la mediazione e il cercare appunto di mettere insieme quelle che sono le esigenze. E lo dice anche chiaramente questo manifesto che abbiamo sentito adesso anche da Paragone: quando si cerca la mediazione nessuno può prevalere sull'altro, altrimenti non c'è nessun tipo di mediazione, ognuno deve rinunciare a qualcosa ed occorre che ci sia un soggetto che sia così bravo da convincere gli uni e gli altri alla rinuncia di quella qualcosa per raggiungere a quello che è il bene, e cioè il bene della pace. Noi italiani non possiamo più, fra Covid, fra pandemie, fra crisi economica che ci trasciniamo avanti da oltre 10 anni, fra disoccupazione, fra mancanza di coesione nazionale, fra Sud che subisce ancora più del resto d'Italia le conseguenze di tutto ciò che accade nel resto del mondo, non ne possiamo veramente più. E allora dobbiamo tutti quanti cercare di contribuire, voglio dire anche a sensibilizzare questo governo, perché vedete, la Meloni è stata chiara nelle sue linee programmatiche, ha detto noi vogliamo stare in Europa, anche io ci vorrei stare come un'Europa leggermente, anzi molto diversa da quella che è attualmente. Mi piacerebbe stare in un'Europa che sappia essere orgogliosa della sua storia, che sappia difendersi bene, che sappia interessarsi di cose molto più importanti di quanto non sia la rete per pescare pesci. Dico adesso una cosa molto, molto facile da comprendere. E nello stesso tempo dice la Meloni, noi siamo fedeli alla NATO, siamo fedeli alla NATO, teniamo conto però di quello che è il ruolo della NATO, di quello che è il ruolo dell'ONU, di quello che è l'OSCE, cioè di quelli che sono i ruoli di tutti quanti, non di uno solo, ma di tutti quanti gli organismi internazionali. Allora io convintamente ho firmato questo manifesto, altrettanto convintamente continuerò a lavorare per quelle che sono le mie piccole competenze, forse più che altro dei miei sentimenti più che per le competenze, perché mi piace interpretare anche i sentimenti della gente comune, che sono quelli della gente con la quale dobbiamo vivere, alla quale dobbiamo dare o tentare di dare delle risposte, e quindi continuerò ad interessarmi di questo problema con la speranza che il nostro governo voglia ascoltare anche quello che viene dalla voce della gente, dalla voce dal sentimento comune diffuso nella nostra Italia, perché no, anche dalle esigenze economiche. Mi chiedeva adesso, dice, ma come la mettete allora con la sinistra, che è una sinistra pacifista? Ah, io devo dire la verità, di tutto questo pacifismo della sinistra con questa circostanza non l'ho avvertito. La manifestazione l'hanno fatto quegli stessi che hanno votato per mandare le armi e che non hanno saputo individuare una soluzione diversa da quella, in modo da arrivare ad una forma di mediazione. Ma poi, dico, siccome le donne siamo un po' così puntuose, diciamo, invece, cioè andiamo lì a guardare le cose più in fondo come sono, beh, insomma, io vedo tra l'altro che in Italia, credo che possa essere smentita su questo, c'è
c'è la fondazione dell'ARCO, della quale il presidente Luciano Violante del PD. C'è la fondazione Mendel-Orb, tutte quante sono fondazioni che si interessano del tema anni. C'è la fondazione Mendel-Orb, della quale il presidente Marco Minini del PD. C'è Finmeccanica, della quale amministratore delegato Alessandro Profumo. C'è l'Agenzia Industria e Difesa con direttore generale Nicola Cratolle del PD. Beh, io mi auguro che tutti questi del PD votano insieme a noi. Non abbiamo, io non credo che possiamo avere limiti su questo terreno, sul terreno della pace, ma che insieme con noi, oltre a essere presidenti, amministratori delegati e che cos'altro, vogliono anche essere soggetti che effettivamente non vogliono solo andare in piazza con loro, ma evitino la piazza e ragionino in altri momenti, in altre sedi, per tentare di arrivare a quella mediazione che tutti quanti noi vogliamo e desideriamo, perché tutto vogliamo nella nostra Italia, più che andare invece a imbatterci in una terza guerra mondiale della quale assolutamente non abbiamo bisogno. Possibile, si parla di armi nucleari tattiche,
armi nucleari tattiche, cioè quelle piccole di cui si parla, sono armi che in questo modo hanno un potenziale 10 volte superiore a quello di Hiroshima e Nagasaki. Piccole, piccole. Allora, di fronte a questa propaganda di guerra, a questa rappresentazione del bene del male, c'è stata la volontà sostanzialmente di andare a guardare come stanno le cose e a capire e a approfondire. Io personalmente sono andato proprio nei giorni del conflitto in Polonia, una missione fatta dalla Fondazione di Alleanza Nazionale, a soccorrere profughi ucraini, e ne abbiamo portati una quarantina dall'Ucraina dalla Polonia, perdono, a Roma. E ho parlato anche con una fondazione che assisteva i profughi di emanazione del famoso battaglione Azov, fatto detto questa fondazione, tra l'altro detto da alcune ragazze che facevano i profughi e li portavano in Polonia, e da là venivano in Occidente. Però il dato di fondo che noi dobbiamo avere presente è che dietro questa propaganda di guerra ci sono delle verità completamente cancellate, completamente rimosse. Perché, tra l'altro, e per fortuna, perché tra l'altro se noi dovessimo pensare realmente che Putin è un pazzo criminale, l'idea che noi abbiamo un pazzo criminale, a cui però dobbiamo chiedere di non usare l'arma nucleare, è una condizione che francamente ci lascia un po' inquieti. Perché se è un pazzo criminale, come fare a dirgli allora però mi raccomando, o il pazzo criminale oppure una persona a cui si può parlare. E allora il problema di superare questa coltre di questa propaganda di guerra significa comprendere una cosa, che Putin sicuramente ha sbagliato a invadere una nazione sovrana. Con questa azione Putin ha scavato un solco di odio che ci vorranno generazioni per recuperare tra i russi. È una vera e propria guerra civile. Pensiamo a noi che abbiamo fatto una guerra civile tanti anni fa e ancora lo recuperiamo per gli effetti di quella guerra civile. Immaginate cosa sarà quel segno, quella devastazione che si è creata nel territorio ucraino. E ha sbagliato perché in questo modo si è messo in braccio la Cina, perdendo quel ruolo di, diciamo così, di ponte, di quel ruolo libero che c'era fra l'Europa e la Cina. Ma ha sbagliato perché è matto o ha sbagliato perché c'erano delle ragioni? Carlino prima ha illustrato delle ragioni psicologiche profonde del popolo russo, ma io plano sui problemi concreti. Quando gli Stati Uniti negli anni 60 si sono visti schierare gli ipoti di schierare missili nucleari a pochi centinaia di chilometri dalla propria costa, e parlo della crisi di Cuba, il buon Kennedy cosa ha fatto? Immediatamente ha fatto un blocco navale che ci ha portato su un'ora una crisi mondiale, e per fortuna c'è quel dialogo all'ultimo momento tra Khrushchev e Kennedy, se bravo. Perché? Perché una superpotenza non può accettare di avere l'avversario a pochi centinaia di chilometri. E quando l'Ucraina, dopo il cambio di regime che ha portato un regime filo occidentale anti-russo diverso da quello precedente, ha messo la sua costituzione l'adesione alla NATO, significa che sostanzialmente l'adesione alla NATO significava per la Russia avere missili nucleari della NATO schierati a qualche centinaio di chilometri da Mosca. E questo è il primo tema. Il secondo tema è il Donbass. Il Donbass, come ha detto ancora Antonio, sostanzialmente è con grosso modo, per renderci, è come durante la prima guerra mondiale, come se noi pensassimo, come se mettendoci le cose non dei russi, come se una città sono a Trento e Trieste. Il Donbass è territorio russo, è abitato da produzioni filo russe. Non parliamo neanche della Crimea. La Crimea fu donata da Khrushchev per un fatto politico, tanto era l'unica Unione Sovietica che non cambiava moltissimo, fu donata prima, ma la Crimea è sempre stata russa. Ma dentro il Donbass, quando è cominciata la guerra separatista, sono state fatte dei crimini di guerra e delle pressioni che non hanno nulla da indicare a quelli che oggi vengono accusati in Russia. E là il punto. E si è creato un movimento interno alla Russia, una voglia di difendere quelle popolazioni, che è fortissimo. E si dice Putin viene contestato dai quelli che non vogliono andare in guerra, che sono contrari, ma Putin viene contestato pure dai falchi, che dicono che è troppo tieno, è troppo buono. Perché sostanzialmente c'era questa realtà. E poi attenzione, furono fatti gli accordi di Minsk, esatto.
gli accordi permettevano sostanzialmente di riconoscere l'autonomia, non passare il Donbass dall'Ucraina alla Russia, di riconoscere l'autonomia, e riconoscendo questa autonomia sostanzialmente poteva essere un declino. Quegli accordi furono firmati anche da potenze occidentali, ma non sono stati rispettati. Ultimo punto: qualsiasi capo di Stato russo, poteva essere, può essere oggi Putin, ma poteva essere Khrushchev, poteva essere Gorbaciov, chiunque, non può accettare di vedere chiuso il suo sbocco nel Mar Nero. È come se, non so, all'Italia si chiedesse di noi siamo immersi nel Mediterraneo, allora l'unico sbocco verso il sud è vedere il Mar Nero, all'Italia con la Russia. Quindi ci sono cause vere e gravi che sono mandate per 8 lunghi anni, e durante questi 8 lunghi anni gli Stati Uniti e la NATO non solo non hanno recepito questi problemi e questo disagio manifestato in tutte le forme, ma hanno creato delle proprie provocazioni. Ci sono state almeno 3 grandi manovre della NATO ai confini della Russia. C'è stato sostanzialmente il fatto di dire sì, continuiamo ad allargare la NATO. C'è stata una conferenza, non mi ricordo esattamente la data in cui Putin chiese: scusate, ma questa NATO la state allargando con chi ce l'ha? Ce l'ha con noi, per caso, ma perché continuate ad allargare la NATO? Chi si tiene che dicono siamo noi russi? E parliamo quando ancora Putin sperava di avere un rapporto con la Russia. Ricordate quando Berlusconi prese la mano di Bush e la mano di Putin a Pratica di Mare, fece stringere la mano? In quel momento si ragionava e si pensava a una Russia che andava verso l'Unione Europea, a una Russia che voleva essere europea, ed era sempre Putin. Da allora arriviamo a questo tipo di meccanismo. Allora il primo dato di fondo è che noi dobbiamo guardare a questa guerra comprendendo che non è la guerra fra il bene e il male, è la guerra fra uno Stato invasore che ha sbagliato a fare l'invasione, ma che è stato pesantemente provocato. E se vogliamo fermare questa guerra, dobbiamo fare una proposta di pace che tenga conto di questi problemi. Perché se io faccio una proposta di pace, solo quella di dire Putin, tu ritirati, perché sei pazzo e criminale, quindi devi ritirare. Pensate sia una proposta di pace. 2 giorni fa il Parlamento europeo cosa ha fatto? Ha votato una mozione in cui si denuncia la Russia come stato, diciamo così, sponsor del terrorismo. Ma qualcuno ha fatto queste mozioni quando Erdogan ha fatto questa sui curdi? Il Parlamento europeo si è preoccupato, no? Quando gli Stati Uniti sono andati in Iraq, il Parlamento europeo ha fatto mozioni di questo genere? No, si fa solo per la Russia, perché si punta a pensare sul fuoco. Allora la domanda è: scusate, ma dove vogliamo arrivare? Fateci capire. Putin è pazzo e criminale, noi dobbiamo assolutamente farli ritirare, prendere anche la Crimea, eccetera, eccetera. Zelensky ha sempre ragione. Si fa la pace solo le condizioni, e dove vogliamo arrivare? Al conflitto nucleare? Alla guerra nucleare? O vogliamo arrivare a un nuovo Afghanistan nel cuore dell'Europa che non si ferma più? Con rischio costante, perché quello che è successo in Polonia, il missile contemporaneo, è una cosa che può avvenire in ogni momento. E guardate, fate caso una cosa: tutti i nostri generali, salvo qualcuno, tutti i nostri generali, uno dei generali più importanti, generale Bertolini, comandante della Folgo, ex comandante della Folgo, ex comandante del vertice Interforza, che ha avuto il firmatario di Bertolini, sono preoccupatissimi, perché dicono da un momento all'altro può succedere qualcosa, non ci vuole nulla perché succeda qualcosa. Io venendo qua ho parlato con un generale dell'aviazione che era operativo in Iraq, e all'epoca era sugli aerei italiani della guerra, e tre volte ho detto: noi abbiamo rischiato in quel caso di avere tanti problemi, e oggi rischiamo di nuovo. Non a caso sono i nostri esperti militari che dicono che succede, e non a caso sono gli esperti militari americani che dicono: oh, fermati. Quindi prima domanda. Seconda domanda, a livello più basso: ma noi siamo consapevoli di cosa sta producendo in Europa questa guerra? L'effetto? Allora, il Fondo Monetario Internazionale ha già detto che l'Italia l'anno prossimo andrà in recessione. La recessione per un paese indebitato come l'Italia è pericolosissima, perché la recessione è la dittatura del default del nostro debito pubblico. Perché quando un paese fortemente indebitato deve andare a comprare, a vendere il proprio debito pubblico sui mercati, va con un meccanismo recessivo,
rischia di non trovare gli acquirenti, rischia di andare in default. Ma non è solo questo, perché la recessione, dicevate, oggi c'è la recessione, c'è stata anche durante il Covid, poi c'è il rimbalzo, poi si recupera. No, il problema è che se no quello che ci costa adesso l'energia, rischiamo di avere una situazione di deindustrializzazione di tutta l'Europa. Rischiamo cioè sostanzialmente di avere filiere industriali che chiudono definitivamente, non riapriranno più, perché già i costi sono esorbitanti, eccetera. Ne parlavamo con mio cugino ingegnere oggi a pranzo, già sono esorbitanti i costi, i problemi burocratici delle nostre imprese. Con l'aggravio energetico noi rischiamo di avere intere produzioni che smettono di produrre. Già adesso le produzioni di energia hanno smesso di produrre. Già cioè, prima il governo Draghi aveva ipotizzato un fermo, ed è un'ipotesi che sta ancora avanti per scrivere il governo, il fermo delle nostre attività produttive per 3 mesi durante questo inverno, per reggere il taglio energetico. E non è che dice diversifichiamo, prendiamo il gas dagli americani, altrove. Sì, come no, ma non è un diversificare, quanto ti costa, quanto ti incide sulla tua realtà di produzione, quando invece la Cina ha tutto l'energia che vuole, anzi ancora di più perché la Russia non la vende in Europa, la vende in Cina, e noi abbiamo un competitore notevole. Quindi noi rischiamo di avere un declassamento dell'Italia e dell'Europa, un condizionale pauroso, con una guerra nel cuore dell'Europa. E allora io credo, ovviamente, tutti noi crediamo, che una politica estera di un paese e di una realtà dell'Unione Europea debba pensare all'interesse nazionale. E qual è l'interesse nazionale dell'Italia da questo punto di vista? Che questa guerra continui. Allora, detto questo, c'è chi dice sì, ma allora che facciamo? Smettiamo di dare le armi all'Ucraina, lo facciamo in valle, lo mettiamo in ginocchio nei confronti di Putin, vogliamo questo? Allora io mi permetto di dire, scusate, ma ok, secondo me è sbagliato che l'Italia devi applicare i fondi scarti, perché per 4 sistemi missilistici scassati noi siamo in un ruolo di co-belligeranti, che c'è un ruolo di neutralità attiva, nello stesso ruolo che ha la Turchia, che potrebbe essere il nostro ruolo. Ma anche se fosse, vogliamo almeno provare a mettere sullo stesso piatto il discorso armi, cessate il fuoco? Vogliamo dire ai russi, facciamo cessare il fuoco in Ucraina e noi in cambio siamo pronti a sospendere l'invio delle armi? Può darsi che Putin dica di no, ma non ci abbiamo mai provato in 8 mesi, con i rischi planetari che abbiamo in conflitto nucleare e con le certezze devastanti della nostra economia. Non c'è stata mai una proposta, uno straccio di proposta di questo genere. L'unico straccio di proposta, mettetevi a ridere, è quello che ha fatto Di Maio a un certo punto, che si è inventato un piano di pace, poi non ha manco ricapitato in Russia. L'unico straccio di proposta di pace è venuto da tutto l'Occidente, dall'Europa e dagli Stati Uniti. E poi veniamo ai componenti dell'Occidente. Allora, innanzitutto c'è una divaricazione profondissima tra Europa e Stati Uniti. Perché, come ho detto, l'Europa rischia questo danno gravissimo, gli Stati Uniti ci stanno guadagnando. Perché gli Stati Uniti ci vendono il loro gas a un prezzo molto superiore a quello che pagano i mercati. Ci guadagnano gli Stati Uniti, ci guadagnano dal punto di vista geopolitico, perché il grande input degli Stati Uniti è quello di una, diciamo così, cooperazione tra la Russia e l'Europa, tra la potenza tecnologica dell'Europa e la potenza energetica della Russia. E questo per gli Stati Uniti da essere buttati fuori dal continente euroasiatico, e quindi hanno quella loro visione, e quindi c'è già una diversificazione. Ma dico di più, io adesso mi alzo dentro Stati Uniti, dovrei dire, devo dire, dico, amministrazione Biden. Io sono convinto che c'era Trump, presidente degli Stati Uniti, questo punto questo non succedeva. Perché i guerrafondai da sempre sono in America i democratici, non tutti i repubblicani, ma buona parte dei repubblicani che scrivono a Trump, sicuramente non sono su questa strada. E quindi questa è la fotografia degli Stati Uniti. Attenzione, parentesi che non c'entra molto, ma c'entra tanto, questo è niente rispetto a quello che si sta rischiando a Taiwan, dall'altra parte del mondo. Liberamente la guerra nucleare è rischiata.
Ma veniamo all'Europa. L'Unione Europea fa quello che vediamo, c'è cioè Ursula von der Leyen, che a me, francamente, mi sconcerta dal punto di vista, cioè non voglio essere riguardoso, non voglio nessuno, è veramente una cosa allucinante. E l'Unione Europea sta sulle nuvole da questo punto di vista. E l'Italia? L'Italia, durante il governo Draghi, si è assunto il compito di essere la guardiana degli Stati Uniti. Noi abbiamo avuto una posizione, in certi momenti, in questi mesi abbiamo avuto una posizione più intransigente della Francia e della Germania. Draghi è venuto a gamba tesa per evitare che Macron o la Germania si sbarcassero e potessero a fare un aggancio di pace. Quando sbarcava, Draghi interveniva. Perché? Beh, Draghi è una persona che è cresciuta all'ombra delle banche affari americane. Quando Draghi è venuto a cominciare a fare il Presidente del Consiglio, non so se notate, parlava lentamente, parlava in maniera quasi stentata. Io penso una cosa, che Draghi quando cominciava a fare il Presidente del Consiglio pensasse in inglese, parlava in italiano, pensava in inglese, traduceva per poter parlare in italiano, poi magari adesso si sarebbe abituato. Perché lui è dentro l'atmosfera, è parte di questa realtà, lo è sempre stato. Ricordatevi quello che diceva Cossiga di Draghi, quello che ha detto tutta la realtà. E quindi sostanzialmente Draghi ha schiacciato l'Italia in questo ruolo. Noi siamo stati in pastrante, siamo tuttora in pastrante. Da questo punto di vista è stato detto giustamente da chi mi ha preceduto che si può stare nell'altro e si può stare in maniera diversa. Noi oggi siamo ridotti a rimpianti di leader democristiani del dopoguerra, vinto la campagna, che era capace, cioè c'è un libro, c'è recentemente l'altro Franzino, ma è stato capace di smarcare l'Italia dalle posizioni di allineamento degli Stati Uniti. È stato capace di fare un discorso nord-sud, est-ovest, l'Italia era fulcro di questa realtà, perché questa è la posizione dell'Italia. La posizione dell'Italia non è stata quella di essere passata all'Atlantico, è sempre stata quella di creare dei ponti, di creare dei dialoghi, di creare dei meccanismi di questo genere. E va anche detto, insomma, che voglio dire, gli ultimi tre leader che hanno rappresentato questa realtà sono Craxi, ricordiamo l'episodio di Sigonella, Andreotti e Aldo. Vedete che fine hanno fatto e rendete un po' conto di come stiamo facendo. Quindi il dato di fondo è che l'Italia può prendere una posizione diversa, senza uscire dalla NATO, senza uscire dall'Unione Europea, ma può dire dove vogliamo andare, cosa possiamo fare, cosa possiamo lanciare con il discorso. E qua veniamo alla qualità, perché grazie a Dio finalmente il governo è cambiato. Finalmente, dopo 10 anni di governi tecnici, larghe intese e strane alla volontà popolare, abbiamo un governo voluto dai cittadini, abbiamo la destra al governo. Allora, quello che noi chiediamo a questo comitato, a questo governo, è non continuare sulla strada di Draghi, realizza la discontinuità per cui sei stato votato, sei stato votato perché sei Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, sei stato votato perché eri all'opposizione di Draghi, non perché è parte del governo Draghi. Quindi noi ci aspettiamo questo anche perché tutti i sondaggi dicono che la maggioranza degli italiani è contraria all'invio delle armi in Ucraina. Si è uscita la maggioranza dalla 60%. E quindi c'è questa richiesta sul tappeto da parte di persone come ha detto Adriana, tifano per questo governo, perché noi non possiamo pensare mai di non essere a favore di un governo guidato dalla Giorgia Meloni. Ma proprio per questo chiediamo di essere coerenti e di essere coerenti anche con la storia della destra italiana. La destra italiana non è mai stata omologa al partito neoconservatore americano, è stata una cosa diversa, è stata una destra sociale, è stata una destra capace di rappresentare l'identità nazionale, è sempre stata critica sull'atlantismo, ha adottato l'atlantismo nei tempi in cui c'era l'Unione Sovietica, ma è sempre stata critica. Giorgio Almirante aveva come proposta quella della doppia chiave delle basi americane in Italia, cioè voleva che non fosse solo la chiave americana a far partire i missili nucleari, ma ci fosse anche una chiave italiana. E questa era la proposta del movimento sociale, e questo, ripeto, quando c'era l'Unione Sovietica, non quando c'era la Russia di Putin, quindi quando c'era il blocco ideologico, c'erano i comunisti, c'era questa era la proposta del movimento sociale. Quindi l'Italia, la
testa non è stata questa. Allora, oltre a una richiesta di straordinaria governativa, c'è una richiesta forte di recuperare il pensiero della destra italiana e di recuperarlo per quello che sono il messaggio di carattere sovranista, di carattere identitario, di ancorarlo all'interesse nazionale, di ancorarlo all'interesse popolare. Bisogna fare questa discontinuità e sarebbe molto importante, non ci sovravalutiamo, ma farebbe la differenza, perché se l'Italia va nel Consiglio europeo e ancora di più se l'Italia va a parlare con la Francia e con la Germania e dice: cari ragazzi, mo cambiamo il registro, non siamo più i pastorani di Biden, ma vogliamo provare a fare una cosa seria di pace. Io credo che Francia e Germania non potrebbero non allinearsi, anche per quella che è l'immagine che fa rispetto ai propri popoli, perché lo stesso problema che noi abbiamo in Italia, ce l'ha in Germania, ce l'ha in Francia, tant'è che Macron ieri ha detto che vuole parlare di nuovo con Putin. Quindi io credo che se l'Italia cambia posizione, se tende a prendere una posizione neutralità attiva, che non significa lavarsi alle mani del popolo ucraino, significa cercare di aiutare il popolo ucraino con gli strumenti della pace, non con gli strumenti della guerra. E si deve ascoltare il messaggio di Papa Francesco, che di Dio non è un pericoloso putiniano, ma messaggi precisi sta facendo, e ci saranno altre iniziative da parte del Papa in questo senso. E quindi da questo punto di vista noi abbiamo tutte le carte enormi per fare questo e possiamo essere efficaci a fare questo. Io personalmente sono convinto che se lo facciamo, il nostro potere negoziale nei confronti dell'Unione Europea e nei confronti complessivamente dell'Occidente aumenta, non diminuisce. Perché la paura, cioè, non possiamo fare la figura che siamo inaffidabili. Sì, ma non possiamo neanche fare la figura che siamo esercenti. Perché noi dobbiamo dare una svolta nel nostro paese, dobbiamo far pesare la forza negoziale dell'Italia e il valore dell'Italia. Concludo con un'ultima notazione, facendo una riferimento a quello che ha detto Adriana prima sull'Europa. Questa vicenda ci spiega anche, ci insegna anche cos'è l'Italia. Amici, l'Unione Europea non è l'Europa. L'Unione Europea è la gabbia in cui è stata messa l'Europa per evitare che l'Europa sia l'Europa. Esattamente il contrario. Perché questa Europa è un'Europa, ricordatevi sempre, che ha rifiutato di mettere le radici cristiane nella propria Costituzione. È un'Europa che ha come credo fondamentale il modello ordoliberista. Il modello ordoliberista è la mutazione del capitalismo anglosassone in Europa. E quindi sostanzialmente questa Unione Europea è il contrario dell'interesse dell'Europa, tant'è che non c'è una volta che l'Europa aiuta i popoli europei. Adesso che siamo in guerra, l'Unione Europea ha cambiato le politiche della BCE, a non fare più l'acquisto dei titoli di Stato, e ha aumentato i tassi di interesse. Peraltro sbagliando le misure economiche, perché se comprate una serie di inflazione fosse una cosa endogena interna, invece l'inflazione è una inflazione di importazione, quindi alzare i tassi di interesse non serve assolutamente a nulla. E la signora Lagarde ha fatto queste cose qua, quindi ha messo più difficoltà l'Italia e tutti gli altri paesi membri. Questa, oppure il mercato del gas, ormai tutti lo sanno, grazie ad Amsterdam, grazie al mercato europeo, noi paghiamo il gas molto di più di tutti gli altri in realtà del mondo, non solo per la questione della Russia, ma anche per la questione relativa al fatto che noi paghiamo i fiuccioli che vengono fatti in quel mercato. Allora dove vogliamo arrivare? Vuol dire che ci chiedete di stare in prima linea in questo conflitto, ci chiedete di fare, di passare altre cose, e gli Stati Uniti ci vendono il gas a prezzo maggiorato. La borsa di Amsterdam ce l'aumenta di più, non siamo sostenuti dal BCE, ma dove vogliamo arrivare? Quindi io credo che da questo punto di vista, che da destra parta una voce, io adesso ricordo il mio conto a destra, ma non è chiusa a destra, noi stiamo parlando con tutti, mi vedono tutti, perché questa è una battaglia per sfortuna trasversale, quando c'è un giorno di interesse nazionale non c'è destra e sinistra. Cioè l'essere dalla parte del popolo italiano non può essere dalla parte di chi combatte l'interesse nazionale. Quindi, però noi partiamo da destra e siamo l'unica realtà organizzata che da destra sta dicendo queste cose, non perché a sinistra ce ne siano molte, ce ne stanno abbastanza poche. E comunque Letta, quando è andato alla manifestazione 5 novembre, è stato abbondantemente fischiato anche dal suo popolo, dalla sua. Però noi abbiamo
in dovere di far sentire questa nostra voce. E queste sono le conferenze che abbiamo fatto in questi mesi. Dal mese di dicembre scendiamo in piazza, portiamo la destra contraria alla guerra in piazza il 4 dicembre a Milano e il 17 dicembre a Roma. Andiamo in piazza, perché non possiamo stare zitti di fronte a questa situazione. Dico di più, proprio perché vogliamo bene a questo governo, dobbiamo invitarlo a non sbagliare e a non continuare su questa strada. Proprio perché vogliamo bene alla prima donna, e non solo al primo leader di destra, alla prima donna che fa il Presidente del Consiglio, dobbiamo spingerla a non sbagliare, a non andare su una strada che non ci porta da nessuna parte. Questo è il nostro compito e cercheremo in questo modo di ragionare sulla guerra, ma ragionare anche sulle cause, perché comunque noi ci auguriamo ovviamente che questa crisi sia terminata, ma non ce la dobbiamo dimenticare, non dobbiamo dimenticare cosa ha fatto l'amministrazione Biden ai danni della nostra nazione, non ci dobbiamo dimenticare cosa ha fatto l'Unione Europea. Queste sono cose che devono rimanere nel cervello, perché devono indicare la nuova strada. Noi oggi non siamo più ai tempi della guerra tra i blocchi, siamo in un mondo multipolare in cui si aprono orizzonti e prospettive e possibilità completamente diverse, e dove questo orizzonte multipolare, questo mondo multipolare, ci sta sempre più spazio per le sovranità nazionali, cioè per il nostro sogno originario, perché il movimento già italiano, da che cacchio è nato, scusate, se non dall'idea di una sovranità nazionale. E abbiamo rinviato, abbiamo rinunciato a tante cose perché c'erano i blocchi, c'era l'Unione Sovietica, c'era tutto questo. Ma oggi che non c'è questa costrizione, oggi che gli Stati Uniti sono una potenza in declino, possiamo continuare a fare i servisciocchi? Possiamo veramente? Io credo proprio di no. Grazie. Abbiamo ancora una riserva di tempo, quindi sarebbe bello se qualcuno volesse. Oh, perfetto, posso pregarla di avvicinarsi perché così sentono. Basato sulla conoscenza, questo è il punto,
noi dobbiamo renderci conto di che cosa? E lo dice nel manifesto. Quella estrema, catastrofica pericolosità in cui ci troviamo. E dice, ecco, ma lo faccio, ti leggo questo passo straordinariamente coincidente con quello di, su con quello con cui io o con il quale mi confrontavo Veneto. Dobbiamo essere consapevoli che il mondo unipolare a vita americana è finito. Vedete, ragazzi, io mi dico qui, e vedo anche Gianni, ma tutti quello che conoscete, io mi dico in questa area di visione del mondo culturale, di esperienza, di vita, di passione, di idee, dal 1966, avevo 16 anni, mi iscrisse la giovane Roccia. Quindi, constato per la prima volta, con profonda gioia, che noi abbiamo acquisito la consapevolezza che l'impero americano sta terminando. Voi direte, ma si tratta di giorni? C'è un vecchio libro bello di Giorgio Russo, un socialista intelligente, che aveva 3 anni fa, il capitalismo ha i secoli contanti. Ironicamente, no? Il Giorgio Russo, credo che già mi sia. Ecco, loro hanno forse non mi seguo, ma i decenni contanti. Basta la pericolosità. Scusate se per parte di nuovo questa cosa, ma sempre questa è un'obbligatorietà di stravare l'esistente, ma non può fare trovare, quindi tanto la voce ancora giovane. Basta la pericolosità, basta la drammaticità, basta la catastrofe sulla quale noi stiamo danzando, basta l'abisso sul quale noi stiamo pericolosamente ondeggiando. In un estremo è difficile prendere, cioè un impero in crisi, consapevole della sua profonda crisi, è più pericoloso di un impero forte e autorevole. Ecco perché oggi c'è la demonizzazione. E dico parola facciamo. Guardate, io ho vissuto tutta quell'esperienza della catena pure, che già pure, della guerra fredda, la cosiddetta guerra fredda. I periodi più brutti della guerra fredda, l'abbiamo vissuto, non c'era questa demonizzazione, non c'era questa russofobia, questo odio perverso e profondo nei confronti della cultura russa, che è una cultura europea. Mosca è la terza Roma, Mosca è ortodossa e cristiana, non è la Cina, o non è qualcosa di lontanissimo da noi, c'è un altro pianeta, la cultura cinese è un altro pianeta. Ora, questo è il punto fondamentale, dobbiamo renderci conto del rischio enorme che stiamo prendendo. E perché lo stiamo correndo? Scusi, perché sì, ho finito. Perché lo stiamo correndo? Perché noi, come si dice nel programma, e come tutti noi pensiamo dentro di noi, ma ci riconosciamo poi in questi concetti, perché li abbiamo detto, diciamo, geneticamente, demonicamente. Come volete, geneticamente in termini moderni, io dico demonicamente in termini greci. La filosofia lo sembra male, demonicamente. Cioè che cosa? Qual è questa condizione che abbiamo? Che noi non abbiamo l'autonomia. Non l'anarchia, la libertà, no, l'autonomia di pensare politicamente e giuridicamente e geopoliticamente il nostro futuro. Non per uscire dall'alleanza, ma per essere autorevoli e responsabili nelle alleanze. Questo è il punto fondamentale, ragazzi. Noi non possiamo essere servi, sciocchi, ottusi e ciechi, perché finiamo noi nella catastrofe, non loro. Vi faccio un esempio storico e poi chiudo. Quando l'impero romano era in crisi, sapete chi soffrì di più e chi patì di più l'agonia, la lenta agonia dell'ecumene romano? Le province, non il centro, le province. È chiaro? È chiaro? Intelligenti, paucissimi. No, mi piace, non mi piace porre le spalle.
Pronto? Allora, grazie. Io sono Michele Parisi, vengo da Taranto, sono venuto qui a Lecce per manifestare la mia presenza e la presenza anche del territorio ionico di tanti amici, non solo del territorio ionico ma anche del territorio di Brindisi e di quel di Francavilla. Accolgo con una grande soddisfazione e grande interesse questa iniziativa del manifesto Comitato Fermate la Guerra, i cui partecipanti sono Gianni Alemano, Anna Poliportone, che tutti conoscete, Massimo Arbettino e Antonio Cardigliano, e abbiamo avuto anche il collegamento di Gianluigi Baraccone. Sono molto breve, brevissimi. Io vi voglio semplicemente dire una cosa: nasco come americanista perché a scuola ci hanno insegnato che sono quelli che ci hanno portato la libertà, ci hanno dato da mangiare nelle linee del dopoguerra, quindi ho subito come molti dei più giovani bombardamenti, per cui per me la bandiera stelle e strisce rappresentava la libertà, l'arte, la musica, il rock e tutto. Sono arrivato all'età che oggi ho e una mattina, osservando quello che stava succedendo i primi giorni, mi sono domandato: ma questo grande sogno americano, questo sogno della libertà, ma dov'è in realtà? È pronunciata le febbre. Questi gli americani hanno fatto la guerra là, qual era il loro interesse economico? Poi l'hanno fatta lì, qual era il loro interesse economico? Poi l'hanno fatta lì, e qual era il loro interesse economico? Poi lì non sono andati perché, scusate il termine, non gliene fregava niente, perché non c'avevano niente da condividere e da avere. E ho cominciato a pensare poi in questa maniera. E sono arrivato a una conclusione, che è quella dove tutti quanti siete arrivati, a me fa piacere, perché è la conferma che stavo ragionando bene, parlando anche con Adriana un mese fa circa, eravamo perfettamente allineati, noi non ci eravamo sentiti, io ho sentito Gianni Alemano e ringrazio per la sua presenza, per la testimonianza, ho sentito Massimo Arrechino, ho sentito Antonio Cardigliano. Siamo tutti allineati sulla stessa idea, allora vuol dire che è giusta. Stiamo pensando nella maniera corretta. Qui gli Stati Uniti, è un mio pensiero, la guerra non la sta facendo attraverso le operazioni dell'Ucraina alla Russia, la sta facendo all'Europa. È un mio pensiero, se lo condividete. Vuole distruggere l'Europa, perché l'Europa è l'unico antagonista degli Stati Uniti in termini di intelligenza, in termini di industrializzazione, in termini di progettistica, in termini di know-how industriale. È una grande paura e l'avete accennato. Quello che manca all'Italia sono le materie prime. Se l'Italia avesse avuto le materie prime, sarebbe stata la nazione numero uno in tutto il mondo, così come quando gli antichi romani lo erano, perché non c'era bisogno delle materie prime, eravamo ancora agli albori di una certa civiltà. Quindi gli Stati Uniti la guerra la stanno facendo all'Europa, questo è il mio pensiero, attraverso una mistificazione che passa nel voler difendere uno Stato che si è stato aggredito. Per l'amor del cielo, le aggressioni non vanno mai bene, gli schiaffi non vanno mai bene a nessuno, però ci sono anche delle motivazioni da parte della Russia, cioè a mia scuola mi ha insegnato a ogni azione c'è una reazione uguale, contraria, sono principi che possono essere applicati ovunque, anche in questo caso. Ora io non voglio parteggiare né per gli Stati Uniti né per la Russia, io voglio parteggiare per la pace. La guerra si vince con la pace, la guerra si vince con la mediazione. Proprio ieri vedevo un film e chiudo, ma mi sono domandato a un certo punto, ma a me a scuola non mi hanno insegnato niente, ma la seconda guerra mondiale, ma la Spagna che ha fatto? Dov'era? Come mai nessuno, cioè ci tirano sempre in ballo che noi siamo stati i sciagurati, noi siamo stati quelli che...
ma nessuno si ferma a pensare che quelle sono state decisioni dettate dal momento, e che la storia non va giudicata a posteriori, ma andrebbe giudicata nel momento in cui si avverrono le circostanze. Poi si può sbagliare, poi abbiamo sbagliato sicuramente in quella circostanza, ma la Spagna doveva, la Spagna, poi sono andata a guardare bene, la scuola non l'avevano insegnato, ma la Spagna sarà stata buona buona, aveva una referenza pacificativa, che ancora non ho capito esattamente cosa significava, ma l'ho sentita attraverso le vostre cose. Io vi ringrazio, vi chiedo scusa se vi ho preso del tempo, volevo esprimervi la mia soddisfazione di essere qui questa sera. Grazie. E avere lo stesso vostro pensiero. Grazie. Buonasera a tutti. I belle idee se ne possono coltivare tantissimo, poi esiste una realtà. Riguardo la Spagna, le voglio rispondere. La Spagna non partecipò perché aveva finito da poco una guerra civile, non aveva né i fondi né la possibilità politica di stare in mezzo. Allora, possiamo sicuramente coltivare tanti sogni, però esiste una realtà oggettiva. Allora, tutti gli organismi internazionali che sono stati evocati, a cui l'Italia partecipa, diciamo, già dal 1946, quando la Società delle Nazioni si trasformò in ONU, in sostanza partono da un concetto costituzionale che è quello secondo cui che non si può uscire fuori dai trattati internazionali. Quindi o si percorre una strada che è quella che è stata tracciata da sempre, quindi dai governi occidentali, dalla politica filo occidentale, dalla politica filo americana, se no si parla di altri prima. Scusate se sono così crudo, perché è bello coltivare delle passioni, è bello indignarsi, ma qui esiste una realtà oggettiva. E in questo si riallaccia tranquillamente anche il discorso della dipendenza dagli Stati Uniti, da cui noi, pur volendo un'indipendenza politica, non possiamo metterla, assolutamente, siamo sotto schiaffo. Signori, vi c'è ancora il trattato di Bretton Woods, per chi è, diciamo, un po' più avvezzo all'economia e alla storia, cioè noi siamo costretti a comprare in dollari il petrolio, siamo costretti a comprare in dollari l'energia, le commodities internazionali, zucchero, caffè, banane, rame, zinco e via discorrendo. Allora, quindi, ripeto, è bellissimo ed entusiasmante ascoltare tutto ciò, ma bisogna fare i conti con la realtà. Normalmente il consesso europeo, che parte dal trattato di Roma del 57, che esprimeva dei sempre i principi e che si ricollegava al concetto che i popoli europei che si erano combattuti per 20 secoli non potevano più continuare a combattersi, si è scontrato contro l'incapacità dei nostri politici degli anni 90 di firmare un trattato che è stato quello di Maastricht. E da lì iniziamo. Io non volevo fare la mia storia perché voi sarete sicuramente più esperti di me. Volevo solamente richiamare l'assemblea, questa bellissima assemblea fatta da tanti amici, forse si vedono pochi giovani, si vedono. Questo, diciamo, devo un po' richiamarci a una maggiore attenzione la prossima volta, non perché i giovani probabilmente non sono interessati alla pace, ma perché probabilmente i codici di comunicazione sono cambiati. L'esame fatto sul passato serve esclusivamente per avere un'idea più completa, perché non ci dimentichiamo mai che l'esperienza umana è sempre una menzione convenzionale, perché ogni fatto nuovo della vita comporta e contempera soluzioni nuove, come queste odierne, i codici di comunicazione, il modo di intendersi, il modo di suscitare suggestioni, emozioni e interessi che i giovani, millennials, o diciamo quelli che sono tutti coloro i quali appartengono al concetto della digitalizzazione della modernità, sicuramente hanno sensibilità o innesti di sensibilità che sono completamente differenti. Quindi il compito mio, e ho concluso veramente con il piacere di aver partecipato, è che di fare riflessioni profonde di questa natura, cioè quanto effettivamente poi alla fine queste belle assemblee, questa sensibilità e questa voglia di essere contro la guerra poi in effetti possa trovare dei canali concreti perché la cosa si possa risolvere. Grazie. C'è ancora un intervento, credo sia l'ultimo, perché siamo a... sì, ma il nostro dobbiamo essere da seguito.
Politecnico Marsiglia, ho frequentato l'Accademia Militare di Modena, quindi sono stato ufficiale dell'esercito, adesso sono ufficiale nella riserva del Corpo Militare della Croce Rossa, ho conseguito la laurea in scienze strategiche, quindi mi occupo di geopolitica da più di 40 anni, ho collaborato con l'Università del Salento per quanto riguarda la storia militare, quindi voglio affrontare tutto da un punto di vista. Forse parlo, mi sentite se parlo sempre? Ma può fare lezione del Saminonte, così la voce è naturale. Allora voglio affrontare il discorso velocemente dal punto di vista puramente militare. È il mio campo. Sentiamo dire dalla stampa che la Russia sta perdendo. Questa è una grande forza. La Russia non perde. Se guardiamo la storia, Napoleone, Hitler, ma anche prima, possiamo avere la Svezia, sono arrivati alle porte di Mosca. Napoleone c'è entrato, Hitler è arrivato a 40 km, ma poi cosa è successo? La Russia è sconfinata, ha un grande alleato che è il clima. Adesso, in questo periodo, si bloccherà tutto, perché i mezzi non vanno avanti, i carburanti ghiacciano, le operazioni dovranno necessariamente fermarsi. Più si avanza nel territorio russo, più si va incontro al suicidio, perché poi, al momento giusto, colpiranno. Non è vero che i russi stanno perdendo. I russi hanno fatto una ritirata strategica al di là del fiume Dnepr. Hanno abbandonato Kherson, perché, come ha detto il generale Surovikin, che è l'attuale comandante delle forze russe, intende risparmiare i suoi uomini, non mandarli al macello, cosa che invece sta facendo l'attore, io lo chiamo così perché quello non è un politico, un attore, se volete vi faccio vedere le fotografie dove sta con i tacchi a spillo, è in Topless a fare il ballerino, questo fantoccio messo lì dagli americani, questo che non capisce nulla di strategia militare e che adesso è diventato un eroe. Allora attenzione, non si scherzi con la Russia. La Russia ha fatto un ripiegamento strategico al di là del fiume, ma sta avanzando nel Donbass. Come un mio collega d'Accademia, il generale di Corpo d'Armata, il mio cappellone d'Accademia, il generale Giappellini, l'ha chiamato attorcigliamento, perché giù a sud avanzano gli ucraini su Kherson, a nord avanzano i russi, si sta creando il saliente, cioè quella zona, esatto, quella, come devo dire, quell'area avanzata di truppe che stanno attaccando nel territorio nemico, e il saliente è molto vulnerabile dal punto di vista strategico, a meno che non viene rinforzato. Però come dicevo appunto di Alberini, chi riuscirà a prevalere sul fianco, scusate se vi parlo in termini militari, riuscirà a chiudere in una sacca l'altro. Le mie posizioni vengono anche da molti altri generali, come il generale Bartolini, ex comandante della Folgore, come il generale Nino, come il generale Di Battista. Nel mondo militare siamo in parecchi a non appoggiare la posizione della NATO. Non ultimo c'è stato l'altro giorno un tenente colonnello della Folgore che ha restituito agli Stati Uniti la medaglia, che ce n'è stato anche un altro generale di Corpi, però lui ha restituito la medaglia posseduta durante la missione in, se non sbaglio, in Croazia a comando americano. Bene, ho finito qui. Ecco, allora ci sono altri. Scusa, c'è da aggiungere. Prego. Prima che me lo dice, Pietro, guarda, gli Stati Uniti ha bisogno di un ulteriore marcietto, Pietro, e tanti non c'è. Era parlare che lo vedeva in mezzo. Pietro, e poi, e tanti non c'è. Intera Ucraina. La società di ciclismo, parliamo di ciclismo, non è il bene ciclismo. Pietro, e oggi, e tanti non c'è. Bene. Grazie ancora, devo chiudere. Grazie tante per la vostra presenza e il vostro affetto anche per sentire. Buona serata.